Buon diritto odierno, riporto ad analizzare la sentenza numero 6 del 3 gennaio del 2018 del TAR Puglia Bari, con la quale è stato trattato un caso classico di occupazione illegittima da parte di una pubblica amministrazione. Il caso vedeva coinvolta una pubblica amministrazione che aveva realizzato un mercato rionale sull'area di proprietà di alcuni privati, i quali privati avevano avanzato in prima battuta una richiesta di annullamento della procedura espropriativa posta in essere da parte di un'amministrazione comunale. Il TAR Puglia aveva annullato la procedura espropriativa e quindi era intervenuta la cosiddetta occupazione illegittima delle aree di proprietà dei ricorrenti. A fronte di un iniziale annullamento della procedura espropriativa, i ricorrenti hanno presentato quindi un ricorso al TAR Puglia Bari, diretto in via alternativa a richiedere o la restituzione con la rimessione in pristino dell'area di loro proprietà, ovvero il risarcimento del danno per l'equivalente monetario, fermo restando in entrambi i casi il danno da mancato utilizzo. Quindi fattispecie classica di occupazione illegittima, fattispecie che rappresenta uno dei casi di possibili illegittime occupazioni che vengono trattate nel nostro ordinamento e che tanto sono di interesse per le pubbliche amministrazioni. Il caso quindi è quello di una procedura espropriativa avviata, conclusa da parte di una pubblica amministrazione, poi annullata da parte di un giudice amministrativo. A fronte dell'annullamento della procedura da parte del giudice amministrativo si è creata un'ipotesi di illegittima occupazione e a fronte di questa illegittima occupazione il proprietario ha avanzato la richiesta di risarcimento del danno o di restituzione dell'area con la rimessione in prestito. Incardinato un giudizio introduttivo con le predette richieste da parte dei proprietari, l'amministrazione, pendente il giudizio introduttivo, ha adottato un provvedimento di acquisizione al proprio patrimonio indisponibile delle aree trasformate nel frattempo ed occupate dalla stessa pubblica amministrazione, ha adottato un provvedimento ai sensi dell'articolo 42 bis del testo unico sugli espropri. L'atto che consente oggi da parte del legislatore di andare a superare l'ipotesi di occupazione illegittima. I proprietari che nel frattempo avevano presentato il ricorso, abbiamo detto, di fronte al giudice amministrativo per la richiesta di restituzione di risarcimento del danno, dinanzi all'adozione del provvedimento di acquisizione ex articolo 42 bis da parte dell'amministrazione competente, hanno presentato un ulteriore ricorso diretto alla declaratoria di illegittimità e del provvedimento di acquisizione ex articolo 42 bis, andando a sollevare una serie di censure nei confronti del provvedimento di acquisizione dell'amministrazione comunale. In particolare, deducendo la violazione delle garanzie partecipative dell'articolo 11 del testo unico sugli espropri e sulle necessarie comunicazioni di procedimento, deducendo un difetto di motivazione del provvedimento ex articolo 42 bis e deducendo da ultimo anche una valutazione di assenza di ragionevoli alternative rispetto all'adottato atto di acquisizione, sollevando anche la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42 bis. Quindi la sentenza numero 6 del 3 gennaio 2018 del TAR Bari offre lo spunto per fare un ragionamento sul tema delle occupazioni illegittime e segnatamente dell'articolo 42 bis. Difatti i giudici amministrativi cosa hanno fatto? Ragionando dal punto di vista pregiudiziale, hanno preso in considerazione, hanno esaminato dapprima il ricorso più recente in ordine di tempo, cioè quello diretto a vedere e a contestare la legittimità del provvedimento di acquisizione ex articolo 42 bis adottato da parte della pubblica amministrazione. E poi hanno valutato il ricorso iniziale dichiarandone appunto la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nello specifico, la motivazione della sentenza che stiamo commentando ha preso in considerazione dal prima la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42 bis, che era stata sollevata da parte dei ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno contestato appunto l'articolo 42 bis, e quindi la norma del testo unico introdotta all'interno del testo unico nel 2011, fosse illegittima dal punto di vista costituzionale. Il TAR Puglia Bari, nella citata sentenza, non ha fatto altro che rigettare la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata da parte dei ricorrenti, andando a richiamare le argomentazioni giuridiche e logiche che erano state già fatte proprie dalla sentenza della Corte Costituzionale del 30 aprile del 2015, la numero 71. La Consulta aveva ragionato sulla legittimità costituzionale dell'articolo 42 bis, deducendo che appunto la norma in questione è legittima dal punto di vista costituzionale, che va chiaramente a garantire una forma di espropriazione diretta nel nostro ordinamento e non una forma larvata, una espropriazione indiretta. È quindi pienamente legittima dal punto di vista costituzionale la norma. Una norma che va considerata, come ha ricordato la Corte Costituzionale nella sentenza 71-2015, quale estrema ratio del sistema, cioè una norma che può essere adottata da parte delle pubbliche amministrazioni per superare illegittime occupazioni, ma che va considerata in senso stretto un procedimento espropriativo semplificato, che si collega ad un provvedimento che riunisce in sé dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio in un solo atto. Quindi, per queste ragioni, il TAR Puglia Bari ha rigettato la sollevata questione di legittimità costituzionale della norma presentata appunto da parte dei ricorrenti. Fatto questo in via pregiudiziale, i giudici amministrativi pugliesi sono passati a trattare il merito della vicenda, presentata nel ricorso che era diretto appunto a sindacare la legittimità del provvedimento ex articolo 42 bis adottato dall'amministrazione comunale di interesse. E nel merito, che cosa hanno detto? I ricorrenti deducevano una omessa comunicazione di avvio del procedimento. Formalmente avevano ragione, perché l'amministrazione non aveva mandato una comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 42 bis, seppure necessaria, obbligatoria, secondo i dettami della Corte Costituzionale stessa. Però, nella sostanza, il provvedimento che si andava ad adottare da parte dell'amministrazione comunale era stato conosciuto, o meglio, la volontà di procedere all'acquisizione ex articolo 42 bis da parte dell'amministrazione comunale era comunque stata conosciuta da parte dei ricorrenti, perché nel ricorso introduttivo del giudizio, nel ricorso principale, anzi, quindi ricorso collaterale, quello che era diretto alla richiesta di restituzione di risarcimento del danno, i ricorrenti erano venuti a conoscenza della volontà dell'amministrazione di procedere all'acquisizione dell'immobile ex articolo 42 bis. E quindi aliunde, comunque, i ricorrenti avevano avuto conoscenza diretta della volontà dell'amministrazione di procedere con l'articolo 42 bis. Altra censura che era stata prospettata da parte dei ricorrenti era quella relativa al difetto di motivazione dell'adottato provvedimento di quell'articolo 42 bis del testo unico sugli espropri. E anche questa è stata una censura rigettata da parte del TAR Puglia Bari, perché in buona sostanza i giudici pugliesi hanno riconosciuto che nel caso specifico l'amministrazione avesse compiutamente rispettato le indicazioni motivazionali che vengono richieste e imposte dall'articolo 42 bis. L'articolo 42 bis è una norma in particolare che impone una stringente motivazione. Una motivazione che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza citata, la numero 71 del 2015, ha definito rafforzata, ha definito motivazione importante, compiuta, che deve essere garantita da parte delle autorità esproprianti. Nel caso specifico, il comune procedente aveva segnatamente rispettato tutte le condizioni motivazionali che sono prescritte dall'articolo 42 bis. Segnatamente. Indicato l'assenza delle ragionevoli alternative all'adozione dell'atto, indicato le attuali ed eccezionali motivazioni di interesse pubblico che sottintendevano all'adozione dell'atto,
indicato il perché l'occupazione era diventata illegittima e valutata comparativamente la soluzione dell'articolo 42 bis rispetto all'interesse del privato al mantenimento del diritto di proprietà. Altra questione che è stata trattata da parte del giudice amministrativo pugliese, quindi del TAR Bari, nella commentata sentenza, è la questione della competenza all'adozione dell'atto ex articolo 42 bis. Sul punto il TAR Bari non ha fatto altro che soffermarsi sulla competenza del Consiglio Comunale, ricordando che il Consiglio Comunale, ai sensi non tanto dell'articolo 42 bis del testo unico che non ne parla, ma quanto piuttosto dell'articolo 42 del testo unico sugli enti locali, il Consiglio Comunale è l'organo competente ad adottare un provvedimento acquisitivo di un immobile al proprio patrimonio indisponibile da parte di una pubblica amministrazione. Secondo il TAR Puglia Bari, l'articolo 42 del testo unico sugli enti locali consente, anzi impone, il passaggio in Consiglio Comunale per una pubblica amministrazione che intenda adottare l'atto di cui è l'articolo 42 bis. E nel caso specifico, tanto era avvenuto, il Consiglio Comunale si era pronunciato sulla volontà di acquisire l'immobile e successivamente si era dato mandato al dirigente dell'ufficio espropri di procedere all'adozione del decreto di acquisizione che poi avrebbe dovuto essere trascritto presso i registri immobiliari. Quindi sul punto la sentenza del TAR Puglia Bari non fa altro che ricordare un aspetto fondamentale, cioè che il Consiglio Comunale, se si vuole adottare un provvedimento ex articolo 42 bis del testo unico sugli espropri, deve obbligatoriamente pronunciarsi e che il dirigente non fa altro che porre in essere atti esecutivi di una volontà acquisitiva già espressamente delineata da parte del Consiglio Comunale. Quindi in conclusione il pronunciamento del TAR Puglia Bari numero 6 del gennaio del 2018 non ha fatto altro che rigettare quindi il ricorso presentato da parte, quello diciamo più recente presentato da parte dei ricorrenti, perché il provvedimento ex articolo 42 bis adottato a medio tempore da parte dell'amministrazione era pienamente legittimo, ricordando un ulteriore aspetto, ricordando che l'aspetto indennitario che comunque era fatto presente, era considerato all'interno del provvedimento ex articolo 42 bis, non poteva costituire oggetto di pronunciamento da parte del giudice amministrativo perché al più la questione indennitaria e risarcitoria indicata nell'articolo 42 bis avrebbe dovuto essere trattata dal giudice ordinario, ormai unanimemente individuato come giudice competente a conoscere delle questioni indennitarie e risarcitorie sottese a un provvedimento di acquisizione ex articolo 42 bis. Quindi i giudici amministrativi pugliesi hanno rigettato il ricorso più recente collegato all'impugnazione del provvedimento ex articolo 42 bis e per l'effetto hanno anche riconosciuto la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'iniziale ricorso che era orientato, come abbiamo detto, ad ottenere la risarcimento del danno o la restituzione in forma specifica dell'immobile che in medio tempo era stato trasformato da parte della pubblica amministrazione. Questo perché? Perché nel momento in cui il provvedimento acquisitivo viene adottato da parte di un'amministrazione pubblica, gioco forza va a superare tutte le questioni risarcitorie e o in forma specifica o per equivalente che sono state avanzate dal proprietario e va a indirizzare tutte le questioni sul provvedimento appunto ex articolo 42 bis che nel caso specifico è stato ritenuto pienamente legittimo.